Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro Fumetto Update. Sono tornato. Sono passate 4 settimane, non 2. Ho fatto saltare la scorsa edizione di questo format per mancanza di contenuti, di fatto. È stato un mese molto più tranquillo dal punto di vista dei contenuti. E devo essere sincero, in realtà ultimamente i numeri non stanno andando benissimo. Stiamo in deciso calo, forse perché tra la fine dello scorso anno e l'inizio di questo, tra feste, eccetera, abbiamo avuto un po' tutti da fare, feste, da cui riprenderci anche molti sono andati in vacanza. Comunque, la routine è ripresa da parecchio e riprenderanno anche i contenuti su base più regolare. Tant'è che ho giusto qui 2 volumi che andrò a recensirvi dopo questo update. Sono i primi 2 volumi dei racconti intorno al fuoco. È uscito il terzo, se non a gennaio, direttamente a febbraio, e quello però non credo lo vedrete recensito. È solo per darvi un'idea di questa testata che appunto è partita a settembre scorso, quindi è abbastanza fresca, e volevo darvi qualche opinione perché per me sono da tenere d'occhio, ma ve ne parlerò meglio nel video a essi dedicati. Sono state 4 settimane un po' povere, soprattutto le ultime 2 non sono andate benissimo, anche l'ultimo topo per quanto alcune cose siano buone, per esempio quel video ha ingaggiato parecchio chi l'ha guardato, ma ha raccolto poco interesse generale, quindi meno views, più tempo di visualizzazione, che dal nostro punto di vista non è male, vuol dire che alla community piacciono i contenuti, però magari sono anche poco appetibili ai nuovi arrivati, ecco. Da quel punto di vista vedrò cosa combinare, ecco. Miki non dà ancora sue notizie, quindi direi che proseguiamo sulla nostra riga autonoma fino ad allora. Poi quando avrà tempo pubblicherà un video, credo. E invece le 2 settimane precedenti ancora non male. Il primo video del topo della settimana con il topo dollaro è andato benone, ma quello già lo sapevo, e penso che riprenderanno anche quando completeremo l'uscita dei topo dollari e faremo un po' un recap di tutte le uscite, ecco. Ho giusto 2 numeri lì sopra, ma non so se pubblicarlo, cioè se fare un video e pubblicarlo, perché alla fine sono solo 2 monete, cioè costi. In realtà li sapete già perché le monete sono in regalo, quindi è solo il costo del volume. E le storie, beh, chi comprava già le testate penso che l'avrà già preso ormai, mentre quelli che lo prendono per la moneta sono più interessati alla moneta che al fumetto. Penso che questo sia un po' il riassunto, almeno per me è così. Io ovvio che cercherò di leggerli, ma di sicuro sono in fondissimo alla mia lista delle priorità, sia Disney Big che sia il Paperino, Paperone, non mi ricordo neanche quale sia. Comunque quelle 2 uscite vanno in fondo, perché sono un po' degli acquisti obbligati, non sono cose dettate dalla passione. Cioè, lo sono per il collezionismo, per i gadget, ma non per le storie in sé. Invece è per le storie in sé la recensione che vi porterò dei racconti intorno al fuoco. Per il resto sto leggendo tantissimi manga ultimamente, ma so che non tirano tantissimo sul canale. Quindi, se volete, io una recensione ce l'avrei da portarvi, che sarebbe in realtà due, via, ne avrei due, però dipende da voi. Se una parte del vostro collezionismo è anche, anzi, non del collezionismo, ma una parte della vostra passione per i fumetti può anche essere aperta ad altro, allora potrebbero davvero interessarvi, perché oltre a una forma d'arte nettamente diversa, perché è innegabile che rispetto a Topolino, rispetto a fumetti supereroistici, i manga siano nettamente diversi, ma se pensate di avere anche solo un minimo di interesse, potrebbe valerne la pena. Io nel dubbio inizio a pensare di pubblicarlo tra 2 settimane, come poi faccio sempre. Poi fatemi sapere voi se percepisco una chiara opposizione al video, chiaramente non lo dedico ad altro quel tempo.
Mentre spero che quello sui racconti intorno al fuoco vi piaccia, perché a me sono piaciuti particolarmente, però appunto adesso chiuderemo questo video e ne apriremo un altro. Sono sempre predisposto alle vostre ai vostri consigli, a tutto, quindi fatemi sapere. Io di volumi ne ho a bizzeffe, ho parecchia roba della Marvel, ho parecchia roba della DC, ho preso uno spilato di Superman, che è un numero veramente a caso, non era nulla di specifico, di glorioso, però anche quello lì ci starebbe da farvi vedere qualcosa di diverso. Avremo i topodollari, ma quello lo recensirò di sicuro una volta che avremo completato la collezione. Vorrei sapere se volete un aggiornamento mensile, bisettimanale con il fumetto update, come volete, sulle uscite che sono venute fuori in quel periodo lì dei topodollari. Quello potrebbe avere già più senso, ecco. Ma per adesso mi blocco, non faccio roba senza che sia prettamente necessaria. Ecco, già il tempo per fare video in questa prima mesata è stato quasi nullo, causa clan, perché sono negli scout, già lo saprete, causa lavoro ovviamente, causa doppiaggio. Quindi ci sono parecchie cose in mezzo anche al canale, però il canale mantiene sempre una certa priorità. Ecco, il top non vi è mancato, non vi è mancato neanche questo update, quello del mese scorso, anche se è un'edizione mezza saltata, e le idee ci sono, quindi è solo una questione di tempo. Appena gli impegni con gli scout si ridimensioneranno un pochino, appena avrò delle giornate forse meno pesanti al lavoro, che non è una prospettiva così idilliaca, nel senso può succedere, cioè c'è un periodo più complesso e un periodo meno complesso. Questo qui, di questa settimana, è un periodo meno complesso. Gli ordini sono a posto e tutto. Quindi è un po' più, no? Più rilassato il clima. Lo vedrete anche dalla mia voce, probabilmente. È stato un buon weekend per me. Spero che lo sia stato anche per voi. Per il resto, restate sintonizzati. Il video dei racconti intorno al fuoco uscirà lunedì o martedì, ma di solito sono sempre inizio settimana. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordo ogni giovedì il topo della settimana. Topo della settimana anticipato, cade il mondo. Vi ricordo ogni giovedì il topo della settimana, la domenica ogni 2 settimane più o meno il fumetto update. E come sempre, vi auguro una buona giornata o una buona serata.